Ben a tutti ragazzi, sono Medino e bentornati con il primo live commentary su Call of Duty Black Ops 3. Siamo su tutti contro tutti, useremo il faro, arma che ho provato e è bestiale, davvero. Una mitraglietta a raffiche di 4 colpi, davvero overpowered. Perfetto, prima kill. E sono appunto su tutti contro tutti a portarvi questo primo live. Quindi oggi il live uscirà alle 13.30 e alle 18 avrete un video... Penso di consigli in generale per giocare bene. Penso che appunto farò un video del genere, perché me l'avete chiesto in un po' di cazzerola, sono morto da stupido. È che mi capita molte volte di morire mentre, ad esempio, non lo so, ricarico, mentre mi infilo da qualche parte. Poi ho notato una cosa che mi sta dando abbastanza fastidio. Mentre registro, la PlayStation inizia a diventare... La PlayStation 4 inizia a diventare tipo un... Sentite, un aeroplano che sta per decollare, fa un rumore della Madonna, quindi io cercherò di parlare per tutto il tempo per coprire questo rumore angosciante, perché è davvero angosciante sentire un video con una play che continua a scaldare in questo modo, ma mi chiedo perché, perché quando non registro è normale, non fa neanche rumore, invece quando appena accendo la registrazione diventa un aeroplano, è un po' fastidiosa la cosa. Perfetto, intanto abbiamo il nostro UAV, e boh, cioè... Cazzo, a me sinceramente distrae non poco, perché pensate di... Perché mi chiedo quale sia il motivo, perché la PlayStation deve fare così. Comunque vabbè, spero che comunque non si senta e che non dia fastidio, anche se mi sembra difficile perché sembra, madonna, come già detto prima, un aeroplano, ma facciamo finta di niente e continuiamo a giocare la nostra partita. Ok, qua ce n'è un altro. Comunque questo faro è un'arma che mi è piaciuta davvero davvero molto, è... Overpower, è overpower perché è una mitraglietta che quindi ha una... mobilità molto elevata, ratio di fuoco alto, però allo stesso tempo ha una grande precisione come un fucile d'assalto, è davvero molto precisa, ha un'ampia cadenza di fuoco da dove è saltato fuori questo. Oddio, udè, siamo 11-3, non sta andando male, però cerchiamo di magari mantenere un po' il risultato, calcolando che siamo anche entrati dopo. Okay, qua sopra ce n'è uno, cerchiamo di prenderlo il più velocemente possibile, preso, gli prendiamo sull'arma, così magari dalle lunghe distanze abbiamo un po' più di sicurezza. Questo spot, ragazzi, su questa mappa, cioè io pian pianino sto giocando tutte le mappe su TCT, logicamente, e devo proprio dire che questo spot è uno dei migliori, perché è davvero buono, perché te guardi fuori da questa e praticamente è una visuale di tutta la mappa, poi ti giri, lì c'è uno spawn là dietro, c'è uno spawn dall'altra, e quindi praticamente hai 3-4 spawn sotto controllo, con anche il centro della mappa da mirare, sempre avendo una buona copertura dal muro, quindi penso sia davvero ottimo come spot, ve lo consiglio assolutamente. Vediamo un po' adesso come riusciamo a giostrarcela, almeno voglio solo arrivare all'UAV, me la sto camperando qua un attimo perché voglio almeno arrivare all'UAV. Ci siamo arrivati, perfetto. Se adesso è vero che qua magari c'è un po' di movimento, aspetto un secondo, andiamo magari a prendere quello, anche se sto facendo un errore, perché ragazzi ho notato che su TCT, come su molte altre modalità, mantenere il luogo in cui si sta giocando è la cosa migliore. Non è camperare su TCT, secondo me, su TCT è gestirsi un po' una zona. Perché ho provato ad andare in giro a cazzo ieri, perché c'era uno che era appunto anche lui a livello 40 come me, che faceva un tipo gara, che faceva più kills, e in poche parole c'è da dire che devi correre per fare tante kills, però poi non hai la sicurezza di fare una buona partita. Adesso vorrei muovermi un po' di più da qua, che sta diventando monotono. Ok, qua ci sono dei passi, tracciante modalità, specialità davvero molto utile. Questo qua mi sta prendendo per il culo. Ok, si sono buggati i passi di tracciante, perché... Oddio, non si sono buggati niente, mi stava davvero inseguendo. Colpo fulminante, uno qua e un altro qua. Perfetto, occhio di falco. Cioè, io lo chiamo occhio di falco, ma si chiama impulso visivo. Non chiedetemi perché io lo chiami occhio di falco. Aspettate, andiamo a prenderlo da dietro. Facciamo il giretto per di qua. Perfetto, così. Siamo 19-3, però stiamo perdendo. Stiamo perdendo nonostante siamo 19-3, quindi cerchiamo di alzare un po' il ritmo. Se arrivassi... Mi mancano due kills e sarebbero davvero molto importanti. Me ne manca una. E arrivo all'elicottero, che è il Wright, che è praticamente l'elicottero da... Porca troia, che culo. Senza pietà, elicottero in mezzo qua alla mappa. Ok, perfetto, l'ho visto sulla minimappa. 22-3, cerchiamo di continuare a mantenere la nostra zona... Non mi venite a dire che sto camperando, perché secondo me non è assolutamente così. Se qualcuno di voi gioca TCT sa che il gestirsi una zona e degli spawn è la cosa migliore da fare. Sì, vabbè, però mi sono arrivati cazzo in due insieme, questa non ci voleva come morte.
sono arrivati davvero in due insieme in modo un po' stupido, perché sono arrivati tutti e due proprio nello stesso identico istante. Se magari fossero arrivati un secondo solamente dopo, sarei riuscito a cavarmela. Vediamo un po'. Siamo già a 28.4, l'elicottero è una bestia, l'elicottero il Wright è davvero qualcosa di forte, ma non è forte come questo faro qua. È finita ragazzi, 34, partita a mio parere molto carina, io spero che vi sia piaciuta. Se è così invito a lasciare un mi piace, un commento, se ancora non lo siete iscrivetevi al mio canale che a me fa sempre molto piacere. Black Ops 3 mi sta gasando in una maniera assurda, vediamo di spaccare sempre tutto che a me, come già detto, fa sempre molto piacere. Noi ci troviamo alle 6:30 con un nuovo video di consigli e tecniche su come migliorare questo gioco, quindi mi raccomando state sintonizzati sul canale. Per oggi dammi di noi è tutto e bella!